lei qua. A lei. Come andrà? Fallo partire. Ah, ecco. Ok. Benvenuti a questo concerto. Grazie. Questo concerto è particolarmente ricco di informazioni. Diciamo, viene nato con una collaborazione con l'Eurospettacolo di Pesaro, un mio vecchio conoscente, ci conosciamo più di 40 anni, in cui debuttai Traviata ai secoli, parecchio tempo fa, e che abbiamo sempre mantenuto comunque in contatto le collaborazioni, e ha creato un progetto di collaborazione di varie istituzioni, associazioni, scuole e teatri, in cui ogni associazione e ogni istituzione ha fatto una ricerca sugli autori, compositori, donne. Quindi musica colta al femminile è questo progetto. Potete seguire l'andamento delle autrici, chiaramente qui ce ne sono una piccola parte di un grosso panorama, è un po' difficile dare un'idea di quello che c'è perché c'è veramente molto. Sicuramente vi accompagnerei con un po' di spiegazione anche della vita delle autrici, penso che troverete interessante. Per esempio, abbiamo messo in prima copertina Clara Schumann, perché io ammiro molto, e anche proprio come donna, come compositrice, come pianista, io ho un grande amore per il pianoforte. Clara Josephine Schumann, che è stata anche raffigurata sulla banconota da 100 franchi tedesca, e quindi il padre di Clara Josephine Schumann, John Gobold Friedrich Wieck, aveva studiato teologia, appassionato di musica, fondò una fabbrica di pianoforti. La madre di Clara, Marianne Tromlicht, era cantante e pianista. La coppia ebbe 5 figli e la nascita di quest'ultimo, Marianne e Friedrich erano già separati e si risposarono entrambi, quindi avevano avuto questa cosa. Il padre, accortosi ben presto del dono di Clara, decise di sottrarle alle distrazioni della scuola comune e la destinò ai corsi privati per farne una virtuosa del pianoforte, tenendo per lei un diario in cui annotava fatti e avvenimenti. Vici insegnava personalmente il pianoforte alla figlia. Il suo metodo pedagogico ne fece una concertista acclamata e fu applicato con successo anche da Robert Schumann, e l'insegnamento extramusicale di cui beneficiò Clara fu molto limitato. L'influsso del padre durò a lungo ed è palpabile nel repertorio dei concerti nel primo periodo. Solo una volta staccatasi dall'intransigente figura paterna, Clara inserì nei suoi programmi pagine di Beethoven e Johann Bach. Quindi Friedrich Wieck ne fece una concertista e accompagnava sempre la giovane figlia nelle tournée. Si preoccupava dei contratti, della sala e dello strumento. Su quest'ultimo l'aspetto era particolarmente puntiglioso. Portava con sé tutto l'armamentario necessario ad accordare e riparare i pianoforti a coda in cui avrebbe suonato Clara. All'epoca, infatti, non era possibile portare con sé uno strumento di quella taglia, come fa Pollini, si portava sul pianoforte col camion, no, non si poteva fare. Inoltre, i vari pianoforti erano sovente difettosi, tasti che si incantavano, sordine che si bloccavano e così via. Sembra che Clara cominciò a parlare molto tardi, verso i 4 anni, e solo dopo aver passato un anno lontano dal padre, in casa dei nonni, i corsi intensivi di pianoforte cominciano all'età di 5 anni.
Si conosce anche la data del suo primo concerto, il 20 ottobre del 1829. Presentò con un'altra allieva di suo padre un pezzo a quattro mani di Friedrich Cabrenner. La piccola concertista si esibirà poi anche di fronte a Goethe, Niccolò Paganini e Franz Liszt, i grossi del tempo. Tenne concerti in numerose città, a Vienna all'età di 18 anni, fu nominata virtuosa da Camera dell'Imperatore. Nell'attività di compositrice non fu da meno. Le sue quadre polonaise, opera 1, furono pubblicate quando aveva solo 10 o 11 anni, quindi già geniale quell'età lì. Seguirono Caprice en Ferme, The Valse, Valse Romantique e Quatre Pièces nel 1828. Per soddisfare il desiderio della madre, rimasta vedova, Clara si iscrisse all'Università di Lipsia per compiere gli studi di giurisprudenza, continuando nonostante tutto a coltivare la propria passione per la musica. Clara Schumann ebbe 5 figli, seguì il marito e nella sua malattia, pur a distanza per via del ricovero in clinica e dopo la sua morte, visse ancora 40 anni, quindi sono sempre, proseguendo la carriera concertistica di compositrice, di insegnante fino alla morte. Questa è la prima parte del concerto, Clara Schumann, i suoi leader. Prima la ballata, giusto, scusami. Abbiamo una ballata di Clara Schumann. Qui l'abbiamo messo in mezzo, ma è meglio così, perché poi abbiamo la continuità dei 6 brani del Lieder opera 23 aus Jungunde, cioè la vita gioiosa della, la sua vita gioiosa, Jungunde. E quindi prima la ballata per pianoforte solo e poi seguiranno i 6 Lieder di seguito. Buon ascolto. Thank you.
proseguiamo con il programma. Vi chiedo di non applaudire fra un brano e l'altro, ma alla fine dei sei brani, in modo che mantiene la continuità. Thank you.
Thank you.
Molto perché è proprio una grande donna oltre che compositrice. Scusa, io ti posso un bicchiere d'acqua? Vi leggo un pochettino delle biografie delle altre compositrici. Allora, la prossima è Adele Juana Maria Adelina Paz. No, scusa, secondo me sono. With Violet, ci proviamo. Amy Mercy e Hazel Beach with Violet, conosciuta anche come Beach, è stata una compositrice pianistica statunitense, la prima donna americana cimentatasi nella produzione di musica colta tra i primi compositori americani, avere tale successo senza aver studiato in Europa. Compose musica prevalentemente di stile tardo romantico, avvicinandosi alle tecniche compositive sperimentali solo nell'ultima parte della carriera, in cui il metodo compositivo si originava da un forte istinto alla melodia, una natura facilitata dello song swing. Fin da proprio un po' lo stile americano, però sempre all'inizio del secolo. Fin da piccolissima mostrò doti musicali straordinarie, la capacità di memorizzare, di creare melodie, di tradurre sentimenti e sensazioni in musica, unitamente a un orecchio assoluto e sinestetico, che rimasero sempre la base della sua attività professionale. La restrizione di genere tipica dei valori vittoriani con cui crebbe ne preclusero molte possibilità, ma non le impedirono di avviare ugualmente una carriera concertistica, per la quale si impegnò fortemente arrivando ad esibirsi ad una delle orchestre più importanti del mondo, la Boston Symphony Orchestra, già all'età di 12 anni. Ciao. La sua ascesa come pianista si interruppe 6 anni dopo, quando contrasse matrimonio con Harry Beach, affermato medico e appassionato di musica. Il contrasto fra il ruolo sociale della donna vittoriana e la brillante carriera della giovane venne risolto con un accordo tra i due coniugi, che vide Amy abbandonare il palcoscenico, anche se continuò a suonare in pubblico saltuariamente, a patto di donare i proventi ai concerti di beneficenza e dedicarsi stabilmente alla composizione, pubblicando opere dal nome Beach, mettendo il cognome. Una volta vedova, l'autrice riprese un'attività concertistica costante che la portò ad assicurarsi una posizione di spicco a livello internazionale come pianista, compositrice e saggista. I valori vittoriani, oltre a limitare le sue possibilità professionali, furono la base anche della scelta della famiglia di fornirle un'educazione musicale esclusivamente in America, più vicina possibile a Boston, dal momento che nella scena musicale americana studiare all'estero era sinonimo di qualità,
non farlo poteva limitare le opportunità professionali future. Tuttavia, dato l'altissimo livello sia delle sue performance sia delle sue composizioni, questo si trasformò per Nami Bici in un elemento distintivo, che la portò ben presto ad essere considerata dalla critica musicale la prima fra le compositrici statunitensi. Vi leggo una scheda ogni brano che faccio, perché ci sarà una cosa di questo tipo. Violet, giusto? Amy Hitch. E poi c'è il tuo brano che ho visto. Dopo. Sì. With Violet. Michel Ferdinand Paulin Garcia, passata alla storia come Pauline Verdot, nacque a Parigi nel luglio del 1821 e morì a Parigi sempre nel maggio del 1910. È stata mezzosoprano, pianista e compositrice ed era di origine spagnola. Figlia del grande tenore Manuel Garcia e sorella di Maria Malibran, soprano famoso, storico, che morì però quando lei aveva solamente 15 anni. Intraprese dei soliti studi musicali sotto la guida del padre, per quanto riguarda il canto con Anthony Reich, per quanto riguarda la composizione con Liszt e Meyerbeer per i pianoforti, poco di meno. La sua educazione canora passò nelle mani della madre, che la indirizzò verso la carriera di cantante, inducendola ad abbandonare il pianoforte, alla quale Pauline rimase comunque legata tutta la vita, producendosi solamente come pianista anche 4 anni con la grande amica Clara Schumann. Pauline Garcia diede il suo primo recita canora a Bruxelles all'età di 16 anni. Nel 1837 svolse la carriera di cantante a Londra nel maggio del 1839 nel ruolo di Desdemona nell'Otello di Rossini. Il successo continuò e il direttore del parigino Théâtre des Italiens, Louis Viardot, la fece debuttare in diversi ruoli lirici. I due si sposarono. Viardot era 20 anni di più anziano di lei,
e nel 1840 fu con il suo cognome maritale che si affermò definitivamente, passando alla storia come una delle più grandi cantanti dell'Ottocento. Nel dicembre del 1841 nacque a Parigi la prima figlia della coppia, Louise Hérité Viardot, che diventerà una musicista. I coniugi Viardot andarono a Pietroburgo, girarono il mondo e crearono uno stretto rapporto con il grande scrittore russo Ivan Turgenev. Un rapporto di stima reciproca legò la Viardot anche a Richard Wagner, che testimoniano ad esempio nelle lettere che inviò al compositore il 6 febbraio del 1862, in cui la cantante scrisse: «Lei non ha ammiratore più sincero ed entusiasta», perché erano molto amici e ammirava molto l'arte di Wagner. Dopo il ritiro dalle scene nel 1863, la Viardot si stabilì a Baden-Baden, dedicandosi all'insegnamento riservato alle allieve di sesso femminile per qualche tempo, anche al Conservatorio di Parigi, dove aveva insegnato pure il fratello Manuel Garcia, e si esibì ancora in concerto nell'oratorio di Massenet a Parigi e nella prima esecuzione pubblica della rapsodia per contrallo che Johann Brahms aveva composto come regalo di nozze per la figlia Clara e Robert Schumann. Ella si dedicò altresì alla composizione di liriche per voce, pianoforte e di diverse opere da camera sui libretti di Turgenev. L'estensione della voce della Viardot, in effetti, è rimasta leggendaria ed è dimostrata dall'ampiezza della varietà del suo repertorio, da Rossini, Tangredi, Otello, al Cenerentola, Gazzalata, Semiramide, cioè cantava tutto il repertorio, bravi, a Bellini. Saint-Saëns scrisse il suo capolavoro Sansone e Daniel, dedicando l'opera alla sua voce. Genio musicale e teatrale, la Viardot scomparve all'età di 89 anni, all'epoca del grammofono. Pauline Viardot. Ecco. Tocca a me. Canti popolari toscani, come questo brano è in italiano e c'è il sottotitolo in russo, perché abbiamo appena sentito che lei aveva andava in Russia e quindi aveva composto dei brani che potessero cantare anche in quel paese. Maestro. Bertolt, che sarebbe la sorella di Mendelssohn. Vi dico un pochino della sua biografia. È stata una pianista e compositrice tedesca. Fu nota dal matematico Kurt Else e sorella del più noto compositore Felix Mendelssohn. Entrambi erano nipoti del filosofo ebreo Moshe Mendelssohn. Fanny Mendelssohn nacque ad Amburgo, prima figlia del banchiere Abraham Mendelssohn, figlio del filosofo Moshe Mendelssohn, e più tardi cambiò il nome della famiglia in Mendelssohn Bertoldi, e della moglie Lea Salomon, nipote dell'imprenditore Daniel Itzbi. Fanny ebbe
la possibilità di usufruire degli stessi insegnamenti dati dal fratello Felix, condividendo numerosi insegnanti, fra cui Carl Friedrich Zelter, come Felix. Fanny mostrò precocemente una grande abilità nel comporre musica, la sua prima composizione scritta nel 1819 all'età di 14 anni. È una raccolta di 12 gavotte, la cui partitura è andata perduta. I frequenti ospiti del salotto di casa Mendelssohn negli anni intorno al 1820, tra i quali c'era Ignaz Moscheles e Sir George Smart, erano meravigliati del talento dei due giovani fratelli Mendelssohn. Tuttavia, fu limitata dai pregiudizi del tempo nei confronti delle donne. Pregiudizi sostenuti pare anche dal padre, che non tollerava la sua attività di compositrice. Egli le scrisse nel 1820: la musica forse diventerà la sua professione. Mentre per te può essere solo un ornamento. Il fratello Felix invece la supportava sia come compositrice che come artista, anche se era cauto, probabilmente per ragioni familiari, nell'idea che lei pubblicasse le sue opere a proprio nome. Lui comunque l'aiutò ad arrangiare un certo numero di componimenti e lei pubblicò a suo nome, e lei in cambio lo aiutò con considerevoli critiche sulle sue partiture, per lui considerava molto costruttive. Dopo un corteggiamento durato 7 anni, nonostante l'opposizione della madre, nel 1829 Fanny sposò il pittore Wilhelm Elsel, che incoraggiò la sua produzione artistica e dal quale ebbe un figlio chiamato Sebastian in onore di Johann Sebastian Bach. In seguito le sue opere furono sempre suonate insieme a quelle del fratello durante i concerti che si tenevano nella casa di famiglia a Berlino. Il suo debutto pubblicò al pianoforte avvenne nel 1838, quando si esibì eseguendo il concerto per pianoforte orchestra numero 1 di Felix, il fratello chiaramente. Fanny scrisse una quantità gradevole di composizioni, circa 300 lieder, 150 pezzi per pianoforte, nonché duetti, terzetti vocali, musiche per coro, da camera, oratori, cantate o cantate, overture e brani per orchestra. Le sue opere sono oggi pubblicate soltanto in minima parte. In anni recenti, tuttavia, la sua musica è diventata più nota grazie ad esecuzioni nel corso di concerti e alla pubblicazione di CD da parte di etichette come Hyperion e CPO, oltre che a ricerche condotte sulla creatività musicale femminile, di cui Fanny è una delle poche esponenti della prima parte del XIX secolo. Mi ha dato un'idea di Fanny Mendelssohn. Prego, maestro. Thank you.
canzonetta da concerto sul tema di Haydn, il quartetto di Haydn. Che è un po' macaronico. Comunque, Lili Boinger, altra grande compositrice, nacque in una famiglia di musicisti, suo padre Ernest Boinger, 1815 e morì nel 1900. È stato un compositore e insegnante di canto al Conservatorio di Parigi. Sua madre, Raisa Meska, era una cantante russa, originaria di San Pietroburgo. L'ambiente familiare gli fu dunque propizio allo studio della musica, arte per la quale la giovane Lili mostrò una precoce predisposizione. Già all'età di 6 anni era in grado di leggere la musica, ancora prima di imparare a leggere, così iniziò a studiare l'armonia. Gabriel Fauré, amico di famiglia, si meravigliò della sua precocità e le impartì le prime lezioni di pianoforte. Di salute fragile, affetta dal morbo di Crohn, venne istruita a domicilio da famosi docenti, in particolare George Causade, per la figura e il contrappunto. Studiò, oltre al pianoforte, il violino, il violoncello, l'arpa, ha avuto come insegnante la celebre artista Alphonse Hasselmans. L'organo, anche, venne avvisata alla composizione della sorella Nadia, ma non è rimasto da queste opere giovanili altro che Valse de Mi Majeur, composta nel 1906. Nel 1909 Boulanger entrò al Conservatorio di Parigi nella classe di composizione, musiche di Paul Vidal. Concorse a una prima volta al Prix de Roma nel 1912, ma fu costretta a ritirarsi per motivi di salute.
Si ripresentò l'anno successivo e divenne nel 1913 la prima donna a vincere il Prix de Rome di composizione musicale per la cantata Faust ed Hélène, premio diviso con Claude de Villecourt. Una prima esecuzione pubblicata dell'opera avvenne nel 16 novembre del 1913 con l'orchestra Concert Colonne al teatro di Châtelet, ottenendo un ottimo successo sia di pubblico che di critica. Il 24 novembre fu ricevuta al Palazzo dell'Eliseo del presidente Raymond Poincaré. Nel 1914 Boulanger partì per l'Italia per incontrare i vincitori del premio di Roma all'Accademia di Francia a Villa Medici. Nel corso di questo suo primo soggiorno di 4 mesi, accorciato dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, iniziò a comporre i suoi 3 salmi. Opere che non saranno completate prima nel 1917, in questo stesso anno, si sottopose ad un intervento chirurgico che però non gli migliorò il suo stato di salute. Nel 1918, sul letto di morte, dettò alla sorella le sue ultime parole, Jésus, affetta da una tubercolosi intestinale, e lì Boulanger morì prettamente all'età di 24 anni. La sua opera è sepolta al cimitero di Montmartre come la sua sorella Nadia, insieme, insomma, nella tomba di famiglia. Le sue composizioni includono pezzi orchestrali per pianoforte, organo, violino, violoncello, oboe, flauto e soprattutto pezzi vocali su poemi di James Metternich, Alfred de Musset. La diagnosi precoce della sua malattia sembra aver accresciuto la sua creatività artistica e le sue numerose opere di ispirazione biblica e mistica appaiono marchiate dal suo tragico destino. Molte di queste sono rimaste incompiute o sono andate perdute. 24 anni di creatività. Bene. Allora. Riflessi. Tu il tuo brano? Sì. Aspetta, c'è tu. Adesso farà il maestro d'un giardino, il giardino claro della compositrice. Di Jardin.
1857 e morì a Monte Carlo nel 1944. È stata una pianista e compositrice, iniziò all'età di 8 anni a scrivere musica da chiesa. Georges Bizet la definì il suo primo Mozart e le fece sostenere l'esame di ammissione al Conservatorio di Parigi. L'esito fu eccellente dal momento che il padre non intendeva far frequentare la figlia il conservatorio. Bizet le fece studiare privatamente con Godard. Durante un viaggio di lavoro del padre le venne chiesto di esibirsi nella sala Preyelle di Parigi e fu molto apprezzata. Nel 1881 iniziò a pubblicare i suoi lavori di svariato genere, suscitando l'interesse di un pubblico numeroso. Con la morte del padre nel 1887 l'attività di compositrice divenne una necessità. Nel 1892 Cécile debuttò in Inghilterra, nel 1908 si recò negli Stati Uniti e anche qui venne molto apprezzata. Nel 1913 ottenne la Legione d'Onore, prima donna compositrice ad ottenere il prestigioso riconoscimento. Scrisse oltre 200 pezzi per pianoforte, un'opera suite per orchestra, lieder, composizioni corali, la musica per balletto. Tra le composizioni più famose a tutt'oggi si ricorda il concertino per il flauto e pianoforte scritto per il concorso del Conservatorio a Parigi nel 1902 e il concertuc per pianoforte e orchestra. Diede origine alla grande tradizione francese della chanson portata al massimo livello da Edith Piaf, Yves Montand e poi Georges Brassens. Tra le chanson che riconoscero un consenso positivo fa parte della critica, ricordando che The Silver Ring è il tornello. La leggiadria e la serenità francese della musica di Charminade entrava in contrasto con la musica seria di Brahms, Beethoven e Schumann. Forè per questo
Richard Smith negli Stati Uniti d'America la definì la sorella di indulgenza perpetua. Nella seconda metà del Novecento, però, le sue opere furono dimenticate e, nonostante il suo stile compositivo sia intelligente e accattivante, molti non ritengono la musica di Chaminade una musica di qualità. Le opere di Chaminade rimasero comunque tra le composizioni femminili più pubblicate. Le sue musiche, fortemente evocative, sono testimoni di eleganza e ricchezza compositiva. Canto d'amore, chant d'amour. Di compositrici, abbiamo intenzione di fare una stagione musicale un po' particolare, sarebbe la seconda edizione di Note spiritualità in musica che abbiamo fatto nel 2021, però con delle cose particolari, molto particolari, con delle chicche, ecco, tipo ci sarà un concerto di raga indiani. Ci sarà un concerto di arie d'opera di Mozart con suonate di pianoforte legate con la mia amica Cristina Vili, il pianista, mia amica, che abbiamo fatto anche diverse cose insieme. Ci sarà un compositore che dirige un centro di meditazione, che siamo amici, verrà a farmi il ritiro di Vipassana e poi faremo il concerto. Mi sta componendo degli arrangiamenti su quelli che sono i testi e le preghiere che vengono fatte in modo classico, come c'è il sutto del cuore, ci sono varie, prepareremo quattro cose in cui è un work in prose che stiamo creando con la nostra amicizia, la nostra collaborazione. Poi ci sono varie cose, anche avremo il nostro concerto ad agosto in cui faremo canzoni napoletane, il giorno del mio compleanno. Faremo le canzoni napoletane, quello di Allegro, una festa. Abbiamo un concerto di campane tibetane il 2 luglio con il maestro Tulna, che vi invito a venire perché ha delle campane di tutti i tipi, è molto, molto bravo. È veramente uno spettacolo ascoltare, anche proprio terapeutico. E quindi poi avrete il calendario, che dopo tutte le festività dei Vaisak Vari, l'ultimo sarà a Torino,
la settimana dopo ancora, prima di giugno, metterò sul calendario, quindi potete averlo e mi farà piacere avervi ancora con noi. Piacere presentarvi la nostra musica, le nostre esibizioni. E dopo, se volete fermarvi ancora con noi, c'è la pizza che fa Said, che tutti se la conoscono, non si ricordano più, non se la dimenticano più, è molto bravo a fare la pizza. Quindi se volete fermare ancora un po' con noi, con piacere, scambiamo ancora quattro parole insieme. Grazie di essere venuti. Soltanto questa registrazione.